Buongiorno amici, benvenuti in un nuovo vlog. Io sto ancora scemunendo nel capire perché in fotocamera i miei capelli sembrano più arancioni, ma in realtà non sono così. Comunque, ho appena fatto il brodo a Megan, l'ho filtrato perché abbiamo iniziato già da un pochino lo svezzamento e oggi ci ho aggiunto la cipolla. Ho fatto per una settimana solo carote e patate e poi adesso ci ho aggiunto la cipolla, un ingrediente alla volta l'aggiunta. E oggi ci aggiungiamo anche la carne perché prima soltanto con la crema di riso, mais e tapioca, insomma, queste cose così. Comunque, dopo devo dare anche una bella sistemata qui, ma lieve, perché sto svegliata alle 6:30 di stamattina, sto in piedi. Ho un sacco di pacchi da aprire, una marea di pacchi qui, anche uno lì che è abnorme, e quindi non vedo l'ora di andarli ad aprire, anzi, li apriremo proprio insieme. Oggi sono felicissima perché c'è un sole che spacca le pietre. Infatti stamattina mi sono alzata prestissimo perché ho fatto una marea di lavatrici. C'ho l'asciugatrice, però ragazze, credetemi, qui è un peccato utilizzarla sempre. Quindi quando esce il sole io li metto al sole. E niente, niente, quindi adesso preparo la pappa alla piccolina e poi andiamo ad aprire questi bei pacchi. Ecco qua, questo è il suo brodo, bello filtrato. Buongiorno signorina! Questa maglietta è bella, però c'è un collo un pochino troppo aperto. Amore, che c'è? Che vuoi fare? Mi vuoi? Vuoi prendere la fotocamera? Prendila, prendila! Prendila, prendila! Mognella di mamma! Vi stavo dicendo, adesso andiamo ad aprire questi pacchetti, tra cui c'è anche un pacchetto con l'extension all'interno. Ho comprato delle extension per quanto riguarda i capelli. Devo un attimino vedere come sono, perché è una lunghezza che non ho mai preso, una lunghezza totalmente nuova per me. E vediamo, ragazzi, adesso andiamo ad aprire insieme, vediamo un po'. Spengo la piastra qui, faccio proprio una passatina velocissima, giusto per togliere un po' l'effetto cuscino, diciamo così. Orecchini, gli amati cerchietti qua. E poi devo lavare un po' i denti, perché ho fatto un piccolo spunto, perché ho preso il caffè. Ho preso il caffè adesso, ci ho messo anche un pochino, un goccino di Nutella all'interno, viene buonissimo, sa tipo di caffè alla nocciola quando fate questa sorta di combo, caffè più Nutella all'interno, provatelo, mi fate sapere, un goccino di Nutella all'interno e sembra il caffè alla nocciola, non so se l'avete mai bevuto, ma una cosa squisita, con la crema Novi, quella lì viene ancora più buono, perché sa molto di più di nocciola. Niente, cerchietti messi, adesso me lavo i denti. Eccoli, un po' di pacchi, ce ne sono ancora altri. Questo è quello che stavo aspettando. Pacchetto piccolo, nella botte piccola c'è sempre il vino buono. Cosa ci sarà in questo pacchettino così carino? Dan 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 dan. Si apriva tutto al contrario, perfetto. Queste cose posso impazzire. Allora, ecco qui, pacchettino da Anna Luisa, che ormai ve l'ho già detto, è diventato il mio brand di gioielli preferito. E sia di questi orecchini, queste collane che mi vedete sempre, non le tolgo mai, manco di notte per lavarmi, niente, zero. Dell'anello che indosso qui sull'indice, che piace tantissimo anche a voi, e anche questo non lo tolgo mai. Però dovrei toglierlo quando utilizzo tipo detersivi, cose del genere. Però, raga, veramente non lo tolgo mai. Anche le collane, tutto, io le indosso sempre e sono uguali, cioè non cambiano mai perché sono placcati comunque in oro. Vediamo questo pacchettino. Che bello questo verde. Questo fiocco, questo nastro, lo conserverò perché è di un colore meraviglioso. Potrà essere sempre utile, ma no, questo lo conserverò nel cassettino dei nastrini. Andiamo ad aprire lo scatolo che si apre così e ci sono tre pochette. Oh, ragazzi, questa volta sono tutte di un colore diverso. C'è sia quella lì bianca che blu notte. Questa è nera con il logo scritto sopra. Ho preso tre cose toccando, secondo me, questo sarà l'anello. Sì, infatti questo è l'anello. Allora, ho preso quest'anello, taglia 8. Ragazze, eccolo qua, ci ho fatto già cadere anche il cosino qui. Eccolo qua. Voglio metterlo qui. L'ho preso per metterlo o sull'indice, da quest'altra mano, dalla mano destra, ecco qua, così, oppure per metterlo al pollice,
della sinistra, qui. Fatemi sapere dove vi piace di più, se sul pollice della sinistra, e magari sposto questo e metto questo qui, quindi ho questa sorta di combo, oppure se metto questo di qua, lo lascio qui e questo lo metto all'indice dell'altra mano. Fatemi sapere come vi piace di più. Fatemi sapere giù nei commenti, ragazzi. Lo lascio alla mano destra qui o lo metto alla sinistra sul pollice. Insomma, ho fatto vedere le differenze. Faccio vedere di nuovo su questa mano qui, alla mano sinistra. Però la mano sinistra c'ho già la fede. Non so, faccio una mano bella tutta piena di anelli, come in questo caso, che poi sono sempre uguali, non anneriscono. E sono belli. Fatemi sapere. Quanto lo amo, ragazzi, mi piace troppo questo anello. Sembra una doppia fede. Però comunque volevo darvi un'info per quanto riguarda appunto le dimensioni. Ragazzi, io ho delle dita minuscole, quindi fate un po' voi. Però vabbè, sul sito ci sono la guida alle taglie. Vediamo in quest'altra coscettina che cosa c'è. Secondo me questa più pesante è l'altra cosa che ho scelto. Quindi dai, questa più pesante lasciamola alla fine. Allora, questa collana, visto che io adoro le loro collane e le tengo sempre su, ho preso questa collana qui, ragazzi. Aspettate che tolgo i loro, la protezione qua, queste cose di plastica che ci sono. Ho preso questa collana con questo lucchetto qui, questo catenaccio a forma di cuore, e la chiave che è microscopica, vedete vicino le unghie come piccola, però ha tutti questi dettagli qui col cuore. Che bella, è curata nei minimi 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 dettagli questa chiave, e anche il lucchetto qui a forma di cuore. Adesso vado ad aprire il pacchettino qui Michelle per Anna Luisa in questo verde meraviglioso. Du 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 du. Allora, ci sono più collane. Questo praticamente è un set che va a tre, c'è questa collana qui, vedete quanto è grande il ciondolo, lo faccio vedere anche rispetto all'altro che ho, anche bello pesante, con questo ciondolo qui, e poi vanno vicino queste altre due catene, però alla fine uno può decidere di mettere anche solo una o tutte e tre. Ho un po' la differenza con la grandezza. Allora, questa è la collana che indosso sempre io e questa è la nuova, vedete? La differenza del ciondolo com'è. Però ragazzi, io di questa mi sono innamorata troppo. Cioè, guardate quanto è bella. Poi è fine, vedete? È bellissima anche con una maglia, sia col collo accollata, ma anche sulla scollatura. Questa poi d'estate con l'abbronzatura, secondo me è fantastica. Adesso le vado ad indossare, così faccio vedere anche delle clip con la collana, le collane indossate. Comunque, ragazzi, mi sono fatta dare un codice sconto che è valido sia per me ma anche per voi. Quindi ogni volta che magari voglio fare degli ordini o qualcosa, chiedo se c'è un codice sconto anche per voi. Per quanto riguarda la spedizione, allora, ragazzi, io non ho mai pagato dogana. Ogni volta che è arrivato questo pacco, penso che il sito faccia direttamente lui qualcosa con tipo i pagamenti anticipati alla dogana, come il Brexit, non lo so, però io non ho mai pagato dogana per il sito e mi è sempre arrivato con DHL, quindi sempre con lo stesso corriere con DHL, in 4 giorni lavorativi massimo. Di solito mi arrivano prima questi ordini e poi quelli che faccio dall'Italia. E adesso vado a prendere il pacchettino dell'extension. Questa sarà una sorpresa da spacchettare perché non so ancora nemmeno io come sono. Qua arriva bello fresco fresco da Amazon questo pack extension. Andiamo ad aprire e vediamo come sono. Sono molto delicata, io ad aprire le cose. Ok, ho preso queste extension qui, lunghe 45 cm, che dovrebbero essere proprio del quasi mio colore quando lo vado a tonalizzare. Non sono a clip, ragazze, queste, ma sono le adesive. Sono le extension, quelle lì fisse adesive. Escono qui anche dei ricambi da mettere della colla sopra l'extension. Le ho pagate, non lo so, vi metto il link che di Amazon dove le ho comprate sotto nell'info box. Ho preso quelle da 25 grammi, non quelle da 50 che costano il doppio, perché per quello che mi serve sono abbastanza. Però ragazzi, vi consiglio di non prendere delle ciocche troppo pesanti, magari prendete due set, ma non le ciocche troppo pesanti, perché poi specialmente queste adesive vanno su una striscia sottile di capelli se volete avere un bel risultato, e quindi vi sconsiglio di prendere delle ciocche troppo pesanti, specialmente se le mettete nella zona davanti, che sono
la zona un po' più, che è la zona un po' più di stress per i capelli. Sono 10 ciocche, 2, contiamole, 2, 4, 6, 8, 10, quindi sarebbero 5 fasce una sull'altra. E sono fatte così, eccole qua, sono tipo ombre. Adesso volevo vedere con voi la lunghezza, perché io voglio metterle per infoltire un po'. Guardate che bel pacco, ragazzi, questo è da parte di Mesaura. Qui c'è questa bag riutilizzabile sicuramente per la spesa, che è favolosa, bellissima, qui tutto in rosso. E poi c'è la nuova collezione con questi blush a forma di cuore, bellissimi. Anche la palette meravigliosa. Qui c'è un mascara che non ho mai provato, non vedo l'ora di provare. E poi ci sono tre rossetti matte. Io adoro i loro rossetti. Che dici tu? Che dici tu? Che dici tu? Guarda che tu pochi minuti, poi ti tolgo subito. In questo mega paccone qui invece sono arrivati i pannolini di Megan. No, ragazzi, non vedevo l'ora che arrivassero perché mi trovo benissimo per due motivi che vi spiego velocemente. Allora, questi qua, i Night, trattengono la pipì davvero di notte, perché capita che il bambino dorme un po' di più, non si sveglia, e con altri pannolini mi capitava di trovarla bagnata, cosa che io odio, mai capitato con questi. Una cosa che questi li metto davvero solo di notte, perché sono un po' più spessi questi qua, poi hanno un disegno ad unicorno, sono favolosi. Mentre adoro tanto, ragazzi, i Day, aspettate che ve li faccio vedere, eccoli qua, i Day. I Day sono belli, sapete perché? Perché sono super sottili. Questi li amo proprio perché quando metti un leggings stretto, un pantalone, tipo come ho messo adesso quel jeans, che poi sarebbe un jeans barra leggings, non si vede quell'effetto pannolino super gonfio. Ci sono dei pannolini che fanno proprio l'effetto super gonfio. Invece questi sono così sottili che sembra che indossi tipo una mutandina, e sono i Day, e infatti sono bellissimi. Questa volta ci sono queste colorazioni qui un po' più particolari, anche questa con la piuma azzurra mi piace tanto, perché poi vabbè, fa maschietti femminuccia, però io adoro anche le cose da maschietto, tra virgolette, perché poi io adoro il blu, adoro l'azzurrino, così come anche il rosa, eh. Tu che stai facendo? Sento un rumore di buste. Cucinando. Sono andata da mia sorella, abbiamo preso il sushi, cioè si è fatto lo spezzatino. Poi oggi pomeriggio mia sorella mi ha contattato e ha detto: "Voglia di sushi, che dici, ce lo prendiamo?" Perché poi c'è un ristorante che ordina nelle vicinanze, però c'è un minimo d'ordine che non è nemmeno tanto poco, e quindi ogni volta facciamo poi l'ordine insieme. Quindi adesso è pronto e lo vado a prendere. Andiamo a prendere. Ti già stai mangiando? Ti attendo. Ho preso 4 nigiri degli spicy salmon, eccoli qua, buoni. Ah, ho messo anche questi qua, il wasabi. Beh, wasabi non l'ho messo. Ma vaffanculo, qua sempre che ho messo i... ci sta, eccolo qua. Ah, non l'ho visto. Ma no, perché lo dimentica sempre. Ho preso questi qui. Cucciolina amorosa, mi canuccia, tu sei la mia cucciolina amorosa. La pazzarella di mamma, Adivini di mamma. Mamma. Così, 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 così. Si bene.
vedere il risultato dell'extension. Eccole qua. Allora, praticamente sono della mia stessa lunghezza. Vedete, però ci sono delle ciocche più chiare all'interno. Questi mossi sono ancora più belli, si notano di più. Mi piacciono tantissimo perché così non decoloro le altre e mi evito di bruciare i miei capelli così in maniera drastica. E ho messo queste extension che poi nella zona qui davanti, dove erano un po' più corti, mi piacciono tanto perché hanno fatto tipo una sola parità. Che dici, ti piacciono? Tu non te ne eri nemmeno accorto. Ti faccio vedere un attimino l'ingegneria qua. Che stai facendo? Facci vedere. Facci vedere. No, vabbè, queste sono misure varie. Allora, queste, allora, facci vedere il disegno che stavi disegnando. Ecco qua, la barchetta di quanti metri è la barchetta tua? Di 5. 5 metri. Sta aggiustando un po' la barca sua di 5 metri che userà per andare a pesca, per andare al mare, dove cavolo vuoi, anche perché c'è un bel motore dietro. Questo mi porti a Capri, visto che sono 10 anni che mi devi portare. Eh sì. No, con questo non si può perché abbiamo Mega, dobbiamo andarci col traghetto. Però no, sei bravino, Mi serve per quei disegni, capisci meglio, capito? Tante cose. Perché lui praticamente c'era davanti qui, agli occhi così. Qui, questa zona qua, quanto ho potuto capire, era vuota, giusto? No. No. La in che senso era vuota? Scusa, questa come si chiama? La punta qua, la prua? Sì, la prua. Questa è la poppa. La prua qua... Di solito in questo spazio qui nel cavò della prua c'è una porticina dove metti le cose all'interno. Tu non ce l'avevi e te la stai costruendo. Le cose davanti e pure dietro. Anche qua. Dietro qua la devi fare? Sì. No, perché poi 5 metri sono tanti, eh. E che cavolo ci devi mettere tutto qua dentro? I cadaveri? I serbatoi della benzina per il motore. Ci okay. Le cose, il giubbotto, tutte le cose che poi servono. Serve tanto spazio, infatti sto pensando di fare questo qui. Cosa? Al centro della barca. Che questo? Sarebbe... Sì, che sarebbe questo? È un cassonetto. Puro cassonetto! Al centro della barca. A parte che mi serve per seduta, per pescare, perché pesco magari o da questo lato o da quest'altro. Lo faccio un cuscino sopra, gli metto e lo faccio che si apre, così può andare ancora altre cose dentro, possono andare. Giusto. E poi tutti questi buchini qui serviranno... Vabbè, questo poi lo diciamo perché ancora dovevano andare in porto, quindi dopo vi facciamo vedere tutte le cose. Poi magari domani, se ci vai ad aggiustare, così ci fai vedere domani anche. Domani è una po'. Brutta giornata, domani si leviga col flex polvere. E ci fai vedere prima e il dopo della polvere, dai, facci vedere. Ragazzi, scrivetelo giù nei commenti di fargli vedere le cose che fa. Perché quest'uomo qua fa cose spesso anche molto più interessanti di me, ma non le riprende. Amici, nulla, io spero tanto che questo vlog vi sia piaciuto. Domani, così già ne registriamo anche altri. Vediamo pure la barchetta di Celeste, il prima ed il dopo. Sì, dobbiamo vedere come viene la barchetta di papà. E nulla, ragazzi, vi mando un forte bacione e noi ci vediamo presto con il prossimo video. Ciao!